Un saluto da dottor Palmas. Un saluto da Cristina. In questo video vediamo quelli che sono i problemi che si possono avere durante le cure. Dopo l'estrazione dei denti e andiamo a mettere gli impianti laddove si possono mettere, può capitare che il paziente subito dopo abbia una guarigione dei tessuti abbastanza marcata, per cui le gengive e l'osso si ritirano e le protesi mobili, nel caso di protesi mobili, diventino incongrue perché hanno una forma che quella non si modifica, quella era la forma o prima di togliere i denti o appena dopo si erano tolti i denti. Quello che succede è che il paziente si ritrova, insomma, delle protesi che vanno ribasate. La ribasatura significa riallineare la forma delle protesi alla nuova forma delle gengive. Può capitare, per esempio, vediamo qua i denti provvisori che sono dietro, che poggiano sulle gengive, quindi su tessuti molli, che sono più corti dei denti anteriori. Prima erano allo stesso livello, man mano che le gengive si sgonfiano, quelli vengono verso l'alto. Cosa fare in questo caso? Niente, semplicemente o si ribasano o si riaspetta al secondo viaggio, quando quelli dovranno essere elevati per mettere i definitivi, che i denti abbiano un'estetica corretta. Sui provvisori noi non diamo mai la garanzia dell'estetica, servono solamente a far guarire i tessuti dopo la chirurgia, a far mangiare il paziente in maniera più o meno corretta, ma il più delle volte con gli interventi che facciamo, anche con i provvisori mobili, noi diciamo sempre al paziente: limitatevi in quello che mangiate, perché i provvisori non vanno sollecitati, sia che siano mobili sia che siano fissi. Questa è una dentiera mobile, questa è la parte di sotto della dentiera mobile che va ribasata. Qua bisognerà mettere una resina che poi verrà fatta indurire in bocca al paziente con la nuova forma delle gengive. Queste protesi, dopo un mese che i tessuti si rimodellano, ti assicuro, è impossibile portarle in bocca se non si fa la ribasatura. E delle volte anche facendo la ribasatura la protesi mobile è una bella rogna. È per questo che i pazienti vengono all'estero a fare gli impianti dentali fissi, di modo da non avere più le protesi mobili. L'alternativa alla protesi provvisoria mobile è la protesi provvisoria fissa in resina. Non sempre si può fare, dipende da quanto è stata la frizione dell'impianto nell'osso, quanto era la stabilità dell'impianto. Non tutti gli impianti li andiamo a caricare, delle volte alcuni impianti li teniamo sotto alle gengive, in modo che non si trasmettano delle forze che poi fanno riassorbire l'osso attorno agli impianti. Certo, meglio questa che la dentiera mobile, però il compromesso è che in queste protesi fisse la gengiva poi si continua a riassorbire, si creano degli spazi. Vedi qua gli spazi che si creano tra denti provvisori e gengiva, proprio perché i tessuti stanno guarendo. È normale, se vedi questo è normale, bisogna solo usare l'idropulsore che schizza l'acqua lì sotto per rimuovere il cibo che si va a incastrare. Saranno mesi difficili, te l'assicuro, e bisogna passare lo scovolino, quelle spazzole che si passano tra denti e gengiva in caso di questi provvisori. Non c'è niente, non ha senso venire in Moldavia perché i tessuti continueranno a guarire poi i mesi successivi. Questi sono semplicemente dei problemi sui quali bisogna soprassedere e pazientare. Quello che può succedere è anche che i tessuti guariscono e si vedono gli ingaggi degli abutment. Non ti preoccupare, quando si mettono i definitivi, queste sono tutte delle zone che si vanno a chiudere con le strutture definitive. Anche qua vedi, denti provvisori, si inizia a vedere il luccichio lì sopra di un abutment. Quando si mettono le protesi provvisorie in resina, il paziente quello che fa va subito a mangiare, perché sente i denti fissi che poggiano sugli impianti. Cosa succede? Questo. Il paziente rompe i provvisori. Si sono rotti perché il paziente ha mangiato subito dei cibi duri con una bocca che ha degli impianti che non hanno la sensibilità. Il paziente sorpassa il limite di rottura della plastica e chiaramente la plastica si rompe, non si deve meravigliare se ha mangiato dei cibi mediamente o mediamente duri con della plastica e questa si rompe. Il paziente non ha la sensibilità sugli impianti, quello che può fare è limitarsi durante la fase di guarigione, quindi coi provvisori, visivamente su quello che può mangiare. Uovo sodo,
pasta ben cotta, fettina di pollo, niente di più duro, tramezzino, panino di McDonald's per intenderci, cibi così morbidi. Non bisogna digrignare, se ci si accorge di notte che si è con la bocca contratta, rilassati. Semplicemente prendi coscienza che stai stringendo e ti rilassi. E non strappare il Non cibo. strappate il cibo perché il cibo fa rompere i provvisori. Questo è un paziente che stava mangiando, per esempio, di tutto. Ha rotto i provvisori. Poi ci chiama e ci dice: mi si sono rotti i provvisori. Sì, non è una novità se stavi mangiando. È normale, non sono materiali indistruttibili. Quindi, durante la fase dei provvisori, potrete essere o con la dentiera mobile, e vi assicuro che è una bella rogna perché non mangiate. Oppure l'alternativa, se grazie a Dio si possono caricare gli impianti, carichiamo subito gli impianti. Ma ricordate che con le protesi fisse sugli impianti è più alto il rischio di rompere le protesi. Perché gli impianti di sicuro non si rompono, la parte più debole è la plastica e soprattutto la zona, come vedete in questa foto, di unione sugli impianti. E questo invece è un paziente che mangiava di tutto con i provvisori. Qua abbiamo dovuto intervenire riavvitando i provvisori. Questo è un altro tipo di provvisori che si sono crepati. Questo, per esempio, era colpa nostra, era colpa del policlinico, non era perché il paziente aveva mangiato cibi duri, ma perché avevamo fatto un cantilever, ovvero il laboratorio. Poi me lo sono andato a rivedere, in questo caso aveva messo un dente in più indietro che non era sorretto da un impianto. Questo si chiama cantilever. E lì sarebbe stato da evitare, da mettere questo dente, ma durante i provvisori ora è regola del policlinico fare massimo denti sopra gli impianti finali, mai denti in estensione. Qua invece c'è un dente, l'incisivo, quassù in alto a destra, che si vede che si sta distaccando perché il paziente ha fatto quello che diceva Cristina, ovvero prende il cibo e E lo strappa. strappo. Mangia la carne e strappa. La carne non la si mangia con i provvisori, bisogna aspettare i definitivi. Questo è un altro PMMA spaccato completamente in due. Il paziente qua stava mangiando, con i provvisori stava mangiando. Ricordo che i provvisori fissi sono un compromesso a non avere la dentiera. Non sono per mangiare, sono puramente per far guarire i tessuti e per estetica. Parli con le persone e non c'è la dentiera che ti si muove. Ma non sono per mangiare. Il paziente deve pazientare per tutti i mesi di guarigione e fare un'alimentazione semi-morbida, semi-solida. Questo è un altro paziente che ha rotto i provvisori. Questo è un altro paziente che ha rotto i provvisori. Se vedete, i pernetti rimangono sempre lì intatti sui quali monteremo i definitivi. La plastica si rompe e si ritrova in mano i denti. Come vedi, sono sempre quelli anteriori i denti che si rompono. Paziente che strappa il cibo. Oppure paziente che nella parte posteriore va a sollecitare con la resina e spacca la resina. Questi sono dei ponti, anche questo è stato un problema dovuto a noi, perché anche qui avevamo fatto lo stesso errore di prima, ovvero di fare il cantilever, il dente in estensione. Questo è un paziente che gli si è decementato il provvisorio, ok? Questo è un paziente che ha spaccato il dente anteriore che era in devitalizzazione, sempre perché ha strappato. Qua doveva ancora essere incapsulato e subito stava mangiando. Qua una protesi fissa che si vede è partito il dente perché anche qua strappava il paziente. Questi sono dei denti invece che si sono decementati. Questo per esempio è stato un problema a metà e metà tra policlinico e noi perché noi dovevamo devitalizzare dei denti qua davanti e mettere dei provvisori. Dietro ha messo degli impianti e sugli impianti non si potevano montare i denti provvisori, si doveva usare una dentiera mobile con dei gancetti. Mettendola e togliendola questa protesi mobile, i gancetti vanno a sollecitare i denti incollati davanti ai provvisori e li staccano. In questo caso la soluzione è semplice: andare farmacia, usare il ten bond, quindi quel cemento, e a evitare di andare a sollecitare quando si mette e si toglie la protesi. In definitiva, vorrei chiudere questo video mettendo il focus sul cibo. Durante la fase dei provvisori, limitati visivamente su quello che mangi. Cosa si può mangiare con i provvisori? Le cose morbide, il pane, l'uovo sodo, l'uovo morbido Le ovviamente, minestre, le ci sono tante cose minestrine, il morbide, purè, buone da mangiare. buonissime, le Ok, minestre moldave. le polpette, il purè, i frullati, il minestrone, i passati di verdura. Abituati Massimo la fettina di pollo. al massimo, esagerando.
pancarrei, tramezzini, ricorda cibo morbido, semisolido. Così arrivi fino alla fase dei denti definitivi senza avere imprevisti. Un saluto da Dottor Palmas. Un Nel saluto da Cristina. prossimo video parliamo invece dei problemi che ci possono essere dopo aver finito i lavori.